Se Wayu, se mamma mia Wayu è finita sta partita, non ce la facevo più. Mamma mia Wayu, mamma mia, così mi hanno fatto perdere 30 anni di vita, mi hanno fatto perdere 30 anni di vita, madonna mia Wayu, non ce la facevo più. Mamma mia Wayu, mamma mia, che cazzo è successo? È successo di tutto, già dal primo tempo è successo di tutto, ma pure il secondo è stata assurda sta partita. Mamma mia, è stata assurda. Però godo perché siamo in semifinale, ragazzi. Stiamo in semifinali. Questa competizione si porta avanti, ragazzi. E già è meglio dell'anno scorso. Già è meglio dell'anno scorso che ci siamo fermati subito ai quarti. Quest'anno siamo in semifinale e non solo, siamo anche agli ottavi di Champions invece di stare in Europa League. Quindi alla fine vai a vedere. Alla fine stiamo messi meglio dell'anno scorso. Però il campionato rovina tutto. Il campionato rovina tutto. Comunque, lasciando questa parentesi, ragazzi, mamma mia, ma cosa cazzo abbiamo visto stasera? Mamma mia, a parte che la partita subito va scoppiettante perché subito segna Insigne, tra l'altro fa un grandissimo gol, mi ha emozionato tantissimo, già mi stavo emozionando dal primo minuto quando ho sentito, diciamo, i difensori che i tifosi che ritornavano a cantare. È stato davvero bello rivedere un San Paolo che ha cantato per 90 minuti e adesso così sarà fino alla morte, così sarà, assolutamente così sarà e così deve essere. Un San Paolo che canta, ecco quello che succede, ecco quello che succede quando il San Paolo è il San Paolo, quando offre un clima caldo per cui che nessun'altra tifoseria offre. Il Napoli dà più del 100%, perché ragazzi, il Napoli stasera ha dato di tutto, ha dato tutto, ha corso per tutta la partita, è riuscito a tenere bene in fase difensiva e faceva un buon possesso palla e soprattutto anche una bella fase offensiva, anche se abbiamo fatto solo un gol. Noi abbiamo realizzato, abbiamo preso anche due pali, così come la Lazio. Infatti è stata una partita davvero esagerata, perché Insigne fa un bellissimo gol, ripeto, davvero davvero spettacolare, e quindi subito in discesa la partita per noi. Però ovviamente la Lazio non se ne stalla e prova a fare l'1-1, ci ha provato ovviamente per tutta la partita, i minuti finali ovviamente con molta più intensità, e noi con molta più sofferenza abbiamo dovuto soffrire veramente, abbiamo sudato, il cuore che nei minuti finali batteva proprio a mille, l'ansia che saliva, ma alla fine l'arbitro soffia tre volte sul fischietto e finisce questa partita bellissima, ma anche che un altro po' giocavo io per i giocatori dalle emozioni che ho provato veramente. Poi Isai che fa il rigore, c'è causa il rigore alla Lazio che c'era assolutamente, Immobile che lo sbaglia in modo clamoroso, poi poco dopo sempre Isai che tira Acerbi, si lamentavano che per un fallo di mano che in realtà non c'era, però poi subito dopo sempre ancora Isai ha fatto tutto così, il primo tempo ha fatto tutto così, finché poi con un fallo stupido non è stato espulso, paro proprio pesce quando è stato espulso Isai, ho detto ecco madonna mi chissà ciaffun. Però fortunatamente sempre pochi minuti dopo Leiva viene espulso, perché è tutto scemo proprio, perché non si piglia a parola l'arbitro, con chi stai parlando, con sort buono sotto la doccia e via, affanculo, ci hai favorito a noi perché stanno a partita 10 contro 10, infatti giocatori molto stanchi alla fine. Quando si è 10 contro 10 alla fine così è, ma comunque buon per noi che abbiamo saputo gestire la partita. Ovviamente il secondo tempo non si poteva fare a meno che difendere, Immobile prende una traversa esagerata, Milik prende un palo interno di quelli incredibili che uno dice la palla come cazzo ha fatto a non entrare, poi sempre la Lazio che prende traversa, il Napoli che prende incrocio dei pali con Mario Rui col destro,
sinistro che non è suo piede a tirare, un tiro perfetto ha fatto. Mario lui fa il suo, non c'è niente da fare. Quando riesce a fare il suo mi dà davvero tante, tante soddisfazioni. Sono contentissimo per Insigne che ha dato l'anima, è stato applaudito dai tifosi, è lui che incitava i tifosi, si è ripreso, Insigne si è ripreso Napoli. Dobbiamo, Insigne deve e tutti noi dobbiamo ripartire da qui, ragazzi. Dobbiamo ripartire da qui. Poi tutti gli altri, pure tutti gli altri giocatori mi sono piaciuti. Io direi una partita più che sufficiente a tutti quanti, senza analizzare giocatore per giocatore, più che sufficiente a tutti quanti, perché è questo che si meritano. E continuate così, ragazzi, ripartite da qui. E anche in campionato regalateci queste emozioni, ma non è proprio un fatto di regalarci emozioni, è l'atteggiamento che conta. Voi avete dato un atteggiamento giusto stasera in campo, che dovete continuare a dare, perché così si vincono le partite. Abbiamo vinto contro la squadra più in forma d'Italia e d'Europa, anche d'Europa, insieme ovviamente a squadre come Liverpool, perché veniva da 11 vittorie di fila. Noi abbiamo vinto, quindi abbiamo fatto una vittoria che vale 3. Vale 3 questa vittoria. Noi possiamo vincere contro chiunque adesso. Noi questo dobbiamo metterci in testa. Contro Napoli-Juve la prossima. Diamo l'anima anche lì. Non si può mai dire mai. Dai ragazzi, dai!